Ferie in città ma immersi nella natura. Le terme della Salvarola sono dietro l'angolo e ti aspettano per la salute, il benessere e la remise in form. Nel grande parco fra vigneti e oleandri, piscine termali a varie temperature, percorso vascolare, 4 palestre, sauna e bagno di vapore, solarium nel giardino della nuova piscina termale all'aperto e centro di estetica termale sensoriale. Trova il percorso mirato su misura per te o goditi semplicemente una giornata nelle piscine termali. Buonasera e bentrovati al nostro TG di Fiorano. Compie 10 anni il progetto sociale di Florim Centri Estivi. L'azienda da 10 anni a questa parte paga ai figli dei propri dipendenti la quota di iscrizione ai centri estivi per la durata di 2 settimane. Questo progetto che portiamo avanti con costanza fa parte di un più ampio piano di welfare aziendale a beneficio delle persone Florim e dei loro familiari, spiega il presidente Claudio Lucchese. Siamo felici di poter dare un sostegno concreto e ancora di più di sapere che, alla luce delle numerose richieste, l'iniziativa sta crescendo e coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone e di strutture. Un'indagine esplorativa anonima per rafforzare la ricerca sulle differenze percepite tra uomini e donne con il fine di contrastare la violenza di genere. È questo il nuovo questionario lanciato dall'AUSL, rivolto agli uomini tra i 18 e i 65 anni. I risultati serviranno a rendere più mirati i progetti volti a prevenire la violenza di genere. Il questionario è compilabile al sito www.ausl.mo.it/sondaggio-ldv. Torna il 15 e il 16 luglio, dopo uno stop forzato di 3 anni a causa della pandemia, il Fioracella. Nelle interviste le anticipazioni dalle parole degli organizzatori. Andrea, 2 giorni di musica a Fiorano con il Fioracella, di cosa si tratta e qual è il programma? Allora, Fioracella ritorna dopo direi 3 anni, se la memoria non mi inganna, con 2 giorni di musica completamente gratuita, con concerti, DJ set e in generale socialità, e crediamo che dopo 3 anni ce ne sia veramente tanto bisogno. È la, diciamo, prima iniziativa che rimettiamo in piedi insieme a Fiorano Free Music e al comune di Fiorano Modenese. Ci saranno diversi concerti, diverse realtà locali che sono state coinvolte, che vanno dalla ristorazione alle attività, al servizio bar, perché crediamo che ci sia sia una grande opportunità per fare squadra, per regalare, diciamo, al comune di Fiorano, alla città di Fiorano, un evento in cui socializzare, divertirsi, stare bene e ascoltare della buona musica. Il calendario con l'offerta musicale è stato realizzato in collaborazione con la Barberia Records di Modena, e quindi anche lì abbiamo deciso dare l'opportunità a delle band locali di esibirsi sul palco. Ci sarà Giancarlo Frigeri, ci sarà DJ Bedo, sempre di Fiorano, ci sarà la serata Oasis Club in memoria di quello che fu il celebre locale di Sassuolo, e crediamo che sia una grande opportunità sia per gli organizzatori che per chi sarà sul palco. Questo festival, il Fioracella 2022, è quindi organizzato da Radio Antenna 1 con il sostegno del comune di Fiorano Modenese e la collaborazione attiva e fattiva di Fiorano Free Music, quindi 2 realtà che da, direi, la radio da 45 anni, mentre Fiorano Free Music da almeno 6-7 anni lavorano per portare eventi musicali a Fiorano. Simone, allora, un evento che guarda con attenzione anche agli artisti locali, partiamo da questo. Sì, la natura dell'evento è proprio quella, come dicevamo e come abbiamo sempre sostenuto con la radio, quello che si vuole è promuovere le band sia locali ma anche non locali, che devono farsi vedere, devono crescere e hanno bisogno di un pubblico, e quindi riuscire a tornare a fare eventi dopo questi 2 anni veramente complessi per noi è molto faticoso, ma è anche una bella soddisfazione, quindi anche grazie all'amministrazione comunale, agli sponsor che ci aiutano, riusciamo a mettere in piedi qualcosa che è difficile da fare, però permette anche ad artisti di esibirsi e quindi di avere un pubblico che per 2 anni non ha avuto. Per voi di Fiorano Free Music è un po', diciamo, l'evento bandiera. Questo cosa significa tornare dopo diversi anni di stop? Ma significa che
significa in un certo senso ritornare a mettere in pratica le nostre passioni, quindi riuscire a organizzare un evento che comunque è complesso da organizzare, che però ci dà delle soddisfazioni, perché comunque siamo tutti ragazzi volontari che decidono di investire il proprio tempo in cultura, in musica, in socialità, e è una bella soddisfazione e finalmente riusciamo a fare qualcosa e a fare quello che negli ultimi anni ci è venuto anche abbastanza bene. Allora, c'è il venerdì, è una serata più sul diciamo così, un genere più rock, perché ci saranno due artisti, ci sarà Giancarlo Frigeri con la sua band, più le Taco Bellas, che sono un duo tutto al femminile, chitarra elettrica e batteria, e una tribute Rage Against the Machine, poi dopo un DJ set in ricordo di quello che era l'Oasis Club, quindi un DJ set fatto dai ragazzi di Radio Antenna 1. Mentre il sabato ci saranno dei DJ set sempre dei ragazzi di Antenna 1, ci sarà un altro DJ di Fiorano e Bedo, poi ci saranno due gruppi musicali, i Baseball Greg e Ziliani, che è in tour con il suo Cliché Tour, e poi dopo il DJ set di Andrea Nocetti di Radio Antenna 1. Ci saranno anche dei punti di ristoro, quest'anno addirittura saranno anche più sostanziosi, perché ci sarà la possibilità del barbecue fatto dai ragazzi dello Stone di Fiorano, più uno stand vegano e vegetariano, e anche la possibilità di mangiare delle tigelle con Mamma Lia di Sassuolo. Quindi oltre a ascoltare musica ci sono anche dei punti di ristoro dove poter venire a mangiare bene. Vice Sindaco, allora, Fioracella significa per Fiorano avere uno spazio, tempo di qualità e valorizzare anche un ambiente come quello di Villa Pace, no? Certo, anzi, il fatto che venga scelta Villa Pace per questa manifestazione per noi ha una particolare importanza. Io ringrazio in questo senso proprio anche Fiorano Fame Music e la radio, che da anni, insomma, fanno cose al di là dei due anni di fermo, così, però in quello spazio che per noi è particolarmente suggestivo. Tra l'altro quest'anno sarà poi anche sede del teatro per ragazzi, di altre iniziative, per cui la valorizzazione di quel luogo è senz'altro un valore aggiunto, di cui ringrazio gli organizzatori e ovviamente anche l'amministrazione, che si è messa in campo in un altro luogo, diciamo, che è comunque molto vicino al centro, però particolarmente suggestivo. Questo fine settimana invece sarà animato dalla festa 100% Puglia, il primo villaggio pugliese itinerante. Da oggi fino a domenica Piazza Ciro Menotti sarà animata da spettacoli di danza, musiche, ambientazioni e cibi tipici di una delle più amate regioni italiane. Ed ora passiamo allo sport. Importante innesto in attacco per lo Junior Fiorano. A rafforzare le fila di mister Lazzarini è Daniele Damiano, attaccante classe 99 proveniente dal Casalgrande, dove ha vinto il campionato di prima categoria. Rafforza il centrocampo invece la Flos Frugi. Per la prossima stagione ad indossare la maglia bianca-azzurra sarà Ioni Murtai, classe 2001. Il centrocampista arriva dal Fellegara, squadra che milita in seconda categoria. Con questo acquisto la società fioranese ha dichiarato chiuso il proprio mercato. Vi ringraziamo per averci seguito anche per questa edizione del nostro TG di Fiorano. È tutto, vi diamo appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo.